Tutti i Baruch Hashem. Abbiamo una nuova settimana. Abbiamo una nuova parasha. Stiamo avvicinando Rosh Hashanah. Cora due settimane be'ezrat Hashem. Due settimane, sì, quasi due settimane. Un po' più saremo Rosh Hashanah, il giorno del giudizio. Il giorno dove tutto viene deciso. È il giorno forse il giorno più importante dell'anno. Sappiamo che tutto che succede l'anno scorso e perché lo che abbiamo fatto in Washington l'anno scorso, quanto cose un po' abbiamo voluto che fosse diverso. Quindi dobbiamo lavorare. I pesolati oggi, voglio parlare su qualche punto e Blineda e cercare di collegarlo anche a Rosh Hashanah. La parasha nostra, parasha Itavò, è una parasha, da un lato, inizia molto bella, con la mitzvah delle Bikurin, delle primizie, la mitzvah del Vidui Masot, che Blineda ci approfondiremo un po' di più dopo, però dopo anche... Abbiamo le maledizioni. 98 maledizioni. 100 meno 2. Maledizioni molto, 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 molto terribile. In Torah ti dice: Tu sai perché vengono tutti questi maledizioni? Perché arrivano tutte le maledizioni? Uno può pensare. Perché ha trasgredito la volontà del creatore. Ha fatto qualche trasgressione. Ha mangiato non casher, per esempio. Non ha fatto Shabbat. Non può pensare a una cosa di questo genere. Invece la Torah dice: no, no. Che vuol dire? che quando avevi abbondanza. Di ogni cosa, quando avevi tutto, sì, non ha lavorato, non ha servito il tuo Signore con gioia. Incredibile! Tutti queste maledizioni che mi fanno paura, perché non abbiamo lavorato il creatore con gioia. C'è un obbligo essere gioioso? Che vuol dire? Da quanto c'è un obbligo di essere gioioso? Noi sappiamo che abbiamo 613 mitzvot. e in questi 613 mitzvot non troviamo l'obbligo di essere gioioso, non c'è l'obbligo di essere felice. Quindi, come mai a può mandare tutte queste maledizioni perché non ero gioioso? Quando la gioia per sé non è un obbligo? E forse quella è la domanda della lezione? Però per arrivarci dobbiamo fare qualche, qualche introduzione. La Parashah parla di una mitzvah molto molto interessante. Si chiama Vidui Maser. Ma che vuol dire Vidui Maser? Ma un ebreo, antiguamente, che lav lavorava, era un agricoltore, e raccoglieva della terra dei frutti, per esempio le mele, melograni. Hai un obbligo a fare maasot. So, che tipi di maasot ci sono? Ci sono qualche tipo di maschi. Il primo ci si chiama, chiama Trumaggedolah. e 2% del raccolto va al Cohen. Il Cohen che per te sta lavorando nel tempio, nel betamigdah, sta facendo sacrificio. 2% del raccolto va al Cohen. 10%, questo si chiama Master Ishon, valevi. Ok, anche Levi, che fa le Levi? Levi fa tutta la mantenazione del beta migdash. Pulire, sistemare, anche cantare. Quindi, e quelli non lavorano? Non ricevono stipendio? Come vengono pagati? Tramite la società che loro fanno con tutto il popolo. Da un lato il popolo si occupa del materiale. Quelli con anime le bim, si occupano della spiritualità. Quelli che tutto il giorno lavorano nell'agricoltore non hanno tempo a occuparsi delle cose spirituali. E quelli che tutto il giorno sono nel tempio eh, non hanno tempo di essere agricoltori. Quindi, come si fa? Un aiuta l'altro. Io faccio meriti, io lavoro al betamine da cicercoè, anche per te. Io prego al creatore, anche per te. Quindi, 10% validi. E la seconda decima, e questa forse è la più interessante, uno ha un obbligo, prende 10% del suo raccolto, non venderlo, andare a Gerusalemme e mangiarlo a Gerusalemme. Adesso è ovvio che se uno ha un campo intero di mela, per esempio, non lo so, 10 tonne di mela, quando sarà 10%, più o meno un tonne di mela, chi ha la capacità di mangiare un tonno di mele? Quindi che aveva bisogno di fare? Perciò forse bisogna fare una grande banchetta in Gerusalemme, mangiarlo là a fronte del Tempio, invitare tutti gli amici, perché si deve terminare questo cibo. Quindi questo cibo non viene dato al Cohen, è tuo, però non la puoi vendere. Puoi godere, puoi mangiarla, però dove? A Betamiqdash dove c'è il tempio e se non la fai mangiare tutto perché tanto porta amici porta vicini porti qualsiasi uomo che passa nella strada perché questa cosa si deve mangiare per forza in Gerusalemme qual è l'obiettivo di questo? l'obiettivo di questo è molto semplice e l'obiettivo di questo è che tu gioirai e ringrazierai il creatore per tutta la bontà che fai non c'è una cosa più bella quando tu convivi con altre gente poiché tu non la fai mangiare da solo tutta questa quantità. Venite, vedete che mele belle questo anno Scemi ha dato, vedete questi uva che bello, vedete questo melograno che bello, venite tutti mangiamo, mangiamo e festeggiamo e lodiamo il creatore. E la parasha dice che dopo che tu hai fatto questo per tre anni... La quarta anni che hai fatto tutte le decime che tu devi fare del raccolto, tu devi andare al Betamigdash, al Tempio, e fare un'annuncia. Io ho fatto il mio obbligo. Ho fatto le mie decime, ho dato allevi, ho mangiato me stesso. Fra parentesi, e nel terzo anno il decima viene dato solamente al povero. Invece di andare a Gerusalemme a mangiare, se cioè le prime due anni del raccolto tu vai a mangiare a Gerusalemme e la terza invece, interessante, invece di mangiare a Gerusalemme viene dato al povero. Perché, maestri, non puoi gioire una gioia, una gioia completa quando tu sai che ci sono gente povera che non hanno. Quindi va bene, un anno, due anni tu devi gioire e mangiare nel Tempio fare vedere al Creatore che tu in però i ci sono anche poveri loro non ci hanno come fai a essere felice senza che loro hanno per questo ci sono anni che tu mangi poi ci sono anni che questo va il 100% di questo 10% va al povero e nel quarto anno dopo che hai fatto tutto questo tu vai al tempio di Pesach era la vigilia di Pesach dichiarare a Kadosh Baruch Hu, ho fatto la tua mitzvah ho dato la decima non solo questo grazie che ho dato io chiedo da te vedi che bella benedizione per favore Hashem io capisco che tutto che mi dai non è solo da me, anche da te io faccio tutto quindi per favore dice, tu volgi benevolente lo sguardo della seda della tua santità, cioè della sedia dove accaduto il ci sta del cielo, e benedisce il popolo. In altre parole, Hashem, ho fatto lo che devo fare: dammi una benedizione, aiutami nella mia vita, Vedi che tutto sarà bene. Ashkifa mi meon che belle parole, quelle, che belle parole Hashem! Fa uscire del tuo cielo, del tuo trono, questa bontà e questa benedizione perché? Perché ho fatto la decina. Non solo questo non ho dimenticato, chiede una maestra, che questa cosa che non hai dimenticato, dice Rashi, non ho dimenticato fare una benedizione. Che voglio dire? Ogni mitzvah che un uomo fa, prima di farlo, deve benedire. Quindi anche la decima, prima che viene dato, tu devi benedire. Baruch atah Hashem, Elokeinu la fresh truman, la fresh master che mi ha detto che devo dare la decima. Lasci, dice che voglio dire quando io annunzio in Gerusalemme che non ho dimenticato, non ho dimenticato benedire. E qui vengono le commentatori di non aspettare, qui qualcosa non va. Perché le benedizioni che noi conosciamo oggi, che noi facciamo ogni volta che mangiamo, per esempio, prima di mangiare, c'è un obbligo a benedire. Anzi, la gemma dice, se uno mangia senza benedire. E come rubare perché? Perché benedire su una cosa prima che tu mangia, voglio dire che tu riconosci che questa cosa ti fu data dal creatore. Questa è la benedizione. La benedizione è un riconoscimento, anche che tu hai pagato, anche che tu hai lavorato, però non è te che la fai. Come dice la Parashah e che è le belle parole, dice la parasha Parashah. Bada di non dimenticare l'Eterno al tuo Signore, non deve essere attento. Sì. E quando tu dimentica, non rispetti le sue precetti. E perché tu dimentica? Perché tu dici il tuo cuore: è stata la mia forza, e la mia capacità, delle mie mani. Che hanno prodotto questa ricchezza per me. Quindi, quando qualcuno mangia senza benedire, in altre parole, sta dicendo: Sono io, la mia mano, la mia forza, sono io che ho fatto tutto. E per questo, dicono: maestri: non esiste. Un ebreo mangerà senza riconoscere chi lo ha dato queste cose, è più o meno come un padre che dà su un bambino un caramello. E Il bambino non dice grazie. Sì, o qualcuno ti dà un regalo e tu non dici grazie. Non dire grazie. Oh, non è una cosa, non c'è una cosa forse più, 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 più cattiva di questo. Uno ti dà qualcosa e tu non lo ringrazia o almeno riconosce che lui ti ha dato qualcosa. Quindi la domanda: queste benedizioni furono stabilite molto dopo quando furono stabilite. Diciamo la formula di tutte queste benedizioni che facciamo, cioè con i abidvaro, fu stabilito nel secondo tempio, da cecneset abdolam. Quindi come mai qui la Torah dice che l'uomo dichiara che lui non è dimenticato a benedire? La Torah fu scritta ancora prima che le formule delle benedizioni furono stabilite. E per questo dicono i maestri che per forza le benedizioni sempre c'erano. Dall'inizio della creazione. Ancora prima che fu stabilito dalle maestre. Solo che succede. Antiguamente ognuno benedava con le sue parole. Quando Prendeva il pane prima di mangiarlo. Eh? E diceva le parole sue. Grazie al creatore per il pane che mi hai detto. Iniziava a mangiare. Però le maestre hanno visto che la gente già non sanno anche come riconoscere. Quindi hanno stabilito le formule. Però le la formula, è per, però, è il concetto di benedire... Sempre c'è di quanto un uomo ha l'obbligo di benedire. Quando un uomo ha l'obbligo di ringraziare, c'è una storia, una storia vera. che Un giorno una maestra che insegnava in una scuola ha chiesto agli alunni: sì, una, una scuola solo di donne, una scuola religiosa ortodossa, e lei ha insegnato con loro sulle meraviglie del mondo. E ha chiesto a ogni alunna che scrive nella lettera quali sono le sette meraviglie del mondo. Sì, e ognuno dava la sua risposta. Sì, le piramidi, il Taj Mahal, il Grand Canyon, il Canale di Panama. Sì, le sette meraviglie famose. Però la maestra vede che ci sta un che non ha scritto ancora, tutti hanno scritto più o meno uno sì, uno no, uno, uno, la mura di cina, la grande mura di cina, non ha scritto un'altra cosa, però c'era una luna che non ha scritto e la maestra chiede a questa luna, però scusi, che succede? Perché non scrivi? Hai bisogno di aiuto? Stato forse il forse, ci ha dimenticato. La maestra no, ho un problema. E quale tuo problema? Tu hai detto scrivere sette meraviglie. Oh, ci sono così tanti non riesco a scrivere solo sette non riesco a scegliere da tutti le meraviglie ma mai sta un po' stupendito così ci bene quali sono per un po' capire quali sono questi meravigli che lei conosce così tanti perché così tanti non ci sono e dice sì il primo meraviglio che io mi sveglio la mattina riesco a vedere che miracolo io ce l'ho un zio che lui è cieco. Non vede. E l'altro meraviglio, dice lei, che io posso parlare. c'è un, un fratello che balbetta, tartamudo. E no, io non sono così. Un'altra cosa, io posso sentire la mia nonna, lei mette un apparecchio, perché lei non sente niente. Anche con questo apparecchio, sente così, così. E io posso gioire, e posso amare. E la maestra sente questa bambina, e una piccola lacrima esce dal suo occhio. Ha Quanto questa bambina ha ragione? Queste sono le meraviglie vere. E per questo dire le maestra Un uomo ha l'obbligo, prima di ogni cosa, benedire. E per questo, alla mattina, ogni mattina che noi svegliamo, facciamo per Kota Shahar, le benedizioni della mattina, Baruch Shemzo Kef che alza i diritti, Bauch Hashem? Sì, Okea Hevrim, che fa le cieche vedere. Quando uno dorme in cieco, non vede niente. E così uno fa benedizione uno dopo l'altro, per ringraziare Hashem. E se uno ringrazia, oh, che può riuscire, a schifarmi, Meonko ci fa la benedizione più bella di tutte le benedizioni. Chiediamo che Hashem ci mandi benedizione del suo cielo, del suo trono celeste. La stessa cosa vediamo con la primizia. Che dice la parola? C'è della primizia, quella la l'amizia della primizia. Quando uno ha un albero che dà frutto, quando vede il primo frutto uscire, prende un piccolo straccio, lo mette sul ramo, così lui ricorderà che questo era il primo frutto, e quando questi frutti maturano. Dove lo porto? Lo porto al Tempio. Lo porto al Betamigdash. Ringraziare il Creatore per questi primi frutti che furono maturati. E le maestre raccontano che era uno spettacolo. Perché quando si andava a Giuseppe con questi frutti, si faceva cestini, dipende qual era la capacità dell'uomo, però se uno aveva soldi per pagare oro, faceva cestini di oro. E metteva questi frutti dentro il cestino di oro. E si faceva musica e si prendeva l'animale e anche l'animale si tanti colori e ogni città che si andavano la gente iniziava a bailare ingraziandoci il creatore per questi frutti per questa primizia. per questo vediamo quanto è importante ringraziare quanto è importante questa cosa però dobbiamo approfondire ancora di più abbiamo detto in questa Parashah ci sono 98 maledizioni, è sia. E sempre queste maledizioni vengono lette a Rosh Hashanah. E Sofer, che ha stabilito l'ordine delle letture che noi facciamo al Tempio, non? perché noi in un anno terminiamo la lettura di tutta la Torah, Bezrat Hashem ancora poco, Bezrat Hashem, con l'aiuto di Hashem saremo a Simchat Torah, dove si gioisce nella festa del Sukkot, nella fine delle feste del Sukkot. Per la termine de della lettura della Torah. Sofer ha stabilito che sempre prima Rosh Hashanah, non la ultima parasha, perché noi vogliamo che la ultima cosa siano le maledizioni, però due parashot prima si leggerà delle maledizioni. E perché? Ci sono tante ragioni. Perché leggere le maledizioni è il primo giorno di giudizio? Una delle ragioni, dicono le maestri Vogliamo dire, le maledizioni fanno parte della storia. Basta, la leggiamo adesso come fosse non mai sia successo. Rosh Hashanah, iniziamo una nuova pagina. Però c'è una cosa strana. Si racconta su Ezra Esrasofem, lo stesso Esrasofem che ha stabilito che si legge la le maledizione prima. Che un anno, quando lui era vivo, il grande Esrasofem, a Rosh Hashanah stesso ha fatto uscire il Sefer Torah e ha letto addirittura le maledizioni in Rosh Hashanah. Che paura, tzadikim. Noi sappiamo che in Rosh Hashanah si fa tutto per essere finisci. Perché? Perché dovete sapere che il Rosh Hashanah è come il nocciolo, il nucleo, il DNA. Tutto che succederà tutto l'anno sta in questo Rosh Hashanah, e per questo Rosh Hashanah non si può essere triste, e si mangiano tante cose per fare vedere felicità, e si prega, e per esempio, dice il Chida addirittura, che di Rosh Hashanah non si mangiano egosi, non si mangiano nocciolo, perché? Perché la parola egosi in ebraico nocciole, si fa lo stesso numero con valore come la parola peccato, quindi non si mangia nocciole, perché nocciole fa... Ricordare le peccati, noi non vogliamo ricordare i peccati, non vogliamo ricordare niente. I maestri Rosh Hashanah come è il tuo Rosh Shanah così tutto il tuo anno? Se tu riesci a essere felice in Rosh Shanah, non esso triste, non è arrabbiato, non niente, tutto il tuo anno sarà felice. Quindi, tutte le cose anche che noi mangiamo, una le cose che mangiamo di notte, si sì, mangiamo le cose delle mele grane, mangiamo la mela. C'è chi lo mette dentro miele, c'è chi lo mette dentro zucchero perché tutte queste cose? Per fare un inizio bene, per avere un buon inizio. Quindi vediamo quanto è importante di Rosh Hashanah che tutto sarà positivo. E addirittura viene Esra, sopra, e a Rosh Hashanah inizia a leggere le maldizioni. Hanno tutti detto: Basta, questo anno sarà un disastro leggere le maldizioni a Rosh Hashanah. Invece Ezra dice loro: no, no, no. Io ho letto le maledizioni per non essere triste. Adesso potete gioire. Adesso potete andare a festeggiare. La gente non ha capito come, dopo sentire tutti queste maledizioni, si può gioire. Come lavora questa cosa? In benedizione di chi? Devete sapere che c'è una grande differenza tra noi e gli altri. La usanza nel mondo è che quando uno va al giudizio a fronte del giudice viene con vestiti così tristi, viene con la barba non fatta, con i capelli non tagliati, così arriva frente al giudice che il giudice lo giudica, perché viene con pesantezza, con tristezza, perché uno viene condannato. Noi abbiamo visto che uno, Hashem deve essere contaminato per una cosa seria, viene al giudice felice, bailando e cantandoci. Invece noi, al Rosh Hashanah, che giorno non è giustizio, parliamo le capelli, mettiamo vestiti belli, anzi non siamo vestiti neri come prigionieri, mettiamo vestiti bianchi. La domanda è come mai? Non abbiamo paura? E dice il Tu, sentite questo, dice il Tu, non c'è un popolo più amato del suo popolo scelto. Che noi siamo sicuri che Hashem ci farà un miracolo e Rosh Hashanah saremo giudicati per il bene qui c'è una cosa interessante in questa cosa che viene detto del tuo, che il Tur era un grande grande chacham, un grande grande rabbino il Shulchan il suo libro sulle scritture del tuo, il suo commento famoso il Bet Yosef che vuol dire siamo gioiosi perché Hashem ci ama e siamo sicuri che Hashem ci farà un miracolo e saremo giudicati per il bene vuol dire ok ho capito sto felice perché vengo giudicato per il bene ma oh, perché miracolo? dice sì, mi sì, sì, uno che dopo un anno di fare così e così viene giudicato per il bene non è una cosa semplice, Debete sapere che è un miracolo, sì, cioè mi farà questo miracolo, perché se ti voglia bene è un miracolo, sì, sì. immaginate che uno arriva a al giudice, sì ha fatto una trasgressione seria e tu giudici chiede scusa. Vorrei perdonarmi. Non l'ha fatto con intenzione. Devo scusa, amico mio. <ride> a me non importa come l'hai fatto, con quale intenzione. La legge dice che non si può, tu devi essere punito, tu devi pagare una multa o devi andare a prigione. Invece, il Kadosh Baruchou, per la chubba ha Hanun, dobbiamo sergogliere su di noi. Se noi arriviamo e chiediamo scusa. E vogliamo cambiare per Hashem? Tutta la storia è terminata. Però, comunque, dobbiamo capire perché la gioia è così importante. Si racconta che un giorno Eliau andavi, il profeta Eliau andavi, il famoso Eliau andavi, è dato al mercato. Perché al mercato c'era un famoso rabbino che si chiama Rabbi Broca. Rabbi Broca. Lui tante volte parlava con gli Auna V, possiamo capire la grandezza della biblioteca che lui parla con gli Auna V. E un giorno, quando gli Auna V è entrato dentro il mercato a parlare con lui, lui lo chiede, e gli ce V una domanda, qualcuno in questo mercato qui fa parte del prossimo mondo? E gli guarda e lo dice no. Non ci sta nessuno in questo mercato sì, che ha diritto al prossimo mondo. Fino a che entra qualcuno, e mentre che lui parla, con lui dice: Ah, vedi, quello, quello sì, quello. Quello è Ben Ha'olam Abba. In ebraico, quando si parla del prossimo mondo, del paradiso, dell'Olam Abba, ci sono tanti tipi e, e, di dire: si può dire Yesh Loghele, lui ha un parte nel mondo che deve avvenire lui ha un parte in aula mabba e c'è che si dice ben ben voglio dire traduzione letterale di ben vuol dire figlio ma se è nato poi lui è figlio dell'olama se lui è come casa sua e ancora più c'è uno che ha un parte però c'è uno che è figlio c'è questo ben aula mabba no? il rabbino vede un uomo semplice così senza kippa senza barba senza niente. quello di tutti solo quello subito tra lui Dimmi, qual è la tua storia? Raccontami che fai la tua vita. Cioè, scusa, non ho tempo per te, devo andare veloce. Se vuoi, domani alle 12 ci sarò qui, ti spiegherò che faccio la mia vita. Quello rabbino, molto ansioso a capire perché, quello, è addirittura il prossimo mondo. Il giorno dopo lo vedo un'altra volta e dice: Sì, raccontami. Cioè, vedi, io sono piloccio pil e eh, eh, polizia. Del prigione, no? Non no, è caro, se la prigione sono polizia, no? non so come si chiama in italiano, però in bacco si dice Shabazz. Io lavoro nel prigione, io sono il poliziotto. Il mio lavoro è separare. Io separo tra le uomini e le donne, che non sono balaganti, ma c'è una prigione, dove uomini e donne insieme. Io separo tra le criminali che hanno ucciso e le criminali che hanno rubato. Io separo tra le gente importante, le ministri che sono in prigione e quelli gangster proprio che fanno paura. E grazie che io separa tra tutti paura, scemo nel prigione, viene mantenuto, la pace, nessuno ucciso, nessun altro. E non solo questo. Quando sento, poco lui era ebreo, ovvio, questo polizio, quando io sento che qualcuno sta pianificando insieme con i suoi amici fuori prigioni, fare una cosa cattiva al popolo ebraico, io subito vado a raccontare questo. E il rabbino dice: Che uno così posso capire. Beh, lui fa una cosa importante. La giornata si ripete, giorno dopo, un'altra volta, e gli Aunabi viene. Il rabbino dice: Dimmi, dimmi, un'altra volta chi? Qui nel mercato, chi ha diritto al prossimo mondo? Un'altra volta lo dice gli Navi, Nessuno, non vedo nessuno. E mentre lui parla con il rabbino, un'altra volta, due gente entrano dice, ah, quelli due, quelli due, quelli hanno diritto al prossimo mondo. Il no? rabbino subito va a questi due: che fate? Sembrate gente semplice. Dice, noi, sapete che facciamo? Ogni volta che vediamo un ebreo che è triste, o è depressivo, o sta giù, o vediamo qualsiasi uomo che sta male, subito iniziamo a parlare con lui. Facciamo con lui scherzi fino a che lui inizi a ridere, e quando lui inizia a ridere, andiamo avanti. E questa è una cosa incredibile. Dice, dice la Rambucoca: io posso capire: due gente che vanno altri ebrei felice, io posso capire perché loro sono considerato figlio del prossimo mondo. Vediamo quanto la felicità è una cosa importante. Però Big Jonathan Aib ci chiede una bella domanda, dice scusa, come si può garantire che questi due vanno al prossimo mondo? E sì domani faranno un grande peccato, o sì domani faranno una grande stupidaggine? è vero, adesso sono gente bene, adesso fanno cose giuste. Per chi ha prometto che dopo 100, fino a 120 anni loro faranno sempre la cosa giusta? ‫לגידו למאסטרי, אל תאמין, אל צמח עד יום מותך. ‫אונו וומו פומי דיראנו, ‫או יא סונו וומו בונו, ‫או יא סונו טרנקילו, ‫או סונו סיגור עבוד על פרדיסיו. ‫שיא, אוה, רפוצה ג'יבהי, ‫או כי דא תו כדומני ישראל כאו וומו בונו? ‫כי דא שכדומני מאיסיה נונקא כי ‫כי דא שכמאיסיה דומני נונקא סקראי? ‫אונו ומודה בספירה, ‫בימו כשנעשו נעשו כרצו. ‫כאומו מסיכם על הפרשה, ‫ <tis> 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 Uno deve uscire nella guerra, la guerra contro chi Contro e perché è costata una guerra? Perché è una guerra costante, non c'è vacanza di questa guerra. Ma si dicono che Rietzara è come la mosca, perché è come la mosca? Perché la mosca tu la mandi via e ritorni, tu la mandi via e ritorni, e anche quando tu pensi che tu l'hai ucciso, tante volte lei si rialza e ti disturba un'altra volta. Dimostri così, Rietzara, e ti viene. Ti vuole fare, fare una cosa così, una stupidaggia, e tu lo vinci, però non pensare che la storia è terminato. Lui dopo ritorna, e ritorna, ritorna, e ritorna. E per questo dice ai maestri, Al un uomo non può credere in se stesso fino all'ultimo giorno, e per questo dice Davide Melech, la metim tu sai chi vai a vacanza. Sì, abbiamo tutti fatto vacanze, adesso non Si è andato in vacanze, ognuno dove stava, a casa è andato, non lo so, però non ha lavorato, diciamo sì, che dice Davide Mener la metim le morti hanno vacanze perché? Perché, fino a che un uomo è vivo, deve combattere con il suo nemico più grande, chi è il suo nemico più grande non da fuori. Quello interno, quella piccola voce che lo dice fai così, fai qui, fai là. In brevezza di chi dobbiamo capire ancora più profondamente. Noi sappiamo che nel mondo materiale l'uomo viene premato per il risultato. Sì, per esempio, se io vado a comprare un armario del faleniato e il falegname mi porta un armario io vengo io pago per l'armario secondo come che mi sembra questo armario adesso se questo falegname ha lavorato 10 ore o 12 ore non cambia per me se questo falegname ha rotto la sua mano mentre ha fatto l'armario non è che lui dice ah vedi tu sai che io ho rotto la mia mano fino a più. quando ho fatto l'armario voglio più soldi no perché nel mondo materiale non lavora così Ognuno a suo prezzo, non cambia quanto sforzo hai messo. Non è mai spero sì, per la caduta così. Le funza Più che soffri, più che ti costa, più che ti sei impegnato, più che ti fatica, più che ha un valore. In altre parole, due falegnavano possono fare lo stesso armario. Un faleniamo, poveraccio, ha lavorato 100 ore, si è faticato a rompere il mano. Ma un faleniamo l'ha fatto in due ore. Il creatore è quello che ha molto, molto più valore. E per questo Zadikin, se noi vediamo bene la Torah, mai scrive la ricompensa sulle mitzvot. La Torah si dice sì, tu devi mangiare al si devi fare lo shabbat, devi mettere tefini. Però tu non ti dice qual è la ricompensa di queste cose. Che succede se io faccio Shabbat? Che succede? Che succede? Ovvio, si trovo che il creatore vuole, succederà una solo cose buona. O che chi meglio del creatore per sapere quale sono le istruzioni giuste per usare questa creazione che fu creato, però perché non ci è scritto? Dicono i maestri, perché non si può scrivere? Perché non è uguale. Uno, per esempio, che è nato in una famiglia religiosa e tutta la sua vita ha fatto Shabbat. È ovvio che è una mitzvah, è ovvio che viene premiato, però non possiamo paragonarlo a qualcuno che è nato in una casa dove mai hanno fatto Shabbat. Non possiamo paragonarlo a un uomo che non sa, che non ha studiato. Non possiamo paragonare a un uomo che si è sforzato. Mizza di chi? Uno che non fa Shabbat, fare Shabbat non è una cosa facile. Non è una cosa facile. Non lavorare, non fumare se uno fuma, non usare il telefono. Sì, Noi siamo tutti, siamo tutti, tutti siamo tutti drogati. La nostra droga si chiama il telefono, sì. E messaggio Whatsapp, quitati, sì. Ho detto una volta in una delle lezioni. Se uno vuole cambiare, un po' cambiare la sua vita, solo per capire così un po' più, più riflettere, più concentrare su se stesso, non su quello che c'è fuori. Ok, succede, tu apri il telefono, subito ti collega a che fanno gli altri? Quello ha fatto così, quello ha fatto così, quello ha comprato così, così, quello fa qui, qui, sì, tutta la media, Facebook, tutto e tutto questi qua. Cerca, ho detto così, due ore, le prime due ore della mattina, non aprire il telefono. Sì? Immaginate, le prime due ore della mattina, non aprire il telefono, senza messaggi, senza niente. E c'era una che ha detto, io la faccio. Dopo mi hanno detto, che lei ha detto che questa era la settimana più difficile della sua vita. Perché sì, uno si sì, uno solo appena si sveglia, tac. Si va a dormire con il telefono al lato del letto, si sveglia con il telefono al lato del letto. Non le maestri, più che fai un sforzo, sì. Uno che dice, abba, tu usi il telefono, adesso tu dici, non usare. Ua. E poi questo dice, ma le funziona più che tu la fai, con più che ti costa, più che a gente ti dà ricompensa. La stessa cosa dicono i maestri l'obbligo dell'amore. I maestri, quando tu ami a Kadosh Baruch perché queste 98 maledizioni mai si avvengono perché uno non lavora, perché non è felice, noi a Rosh Hashanah facciamo il canto famoso. La diciamo tre volte, almeno, sino più, e okay, che più volte. C'è il musaf, c'è la Hazara. Hayom olam. Noi diciamo Hayom Ratolam. Oggi è la creazione del mondo. Hayom mia ami Oggi, questo lo diciamo a Rosh Hashanah, saramo tutti giudicati Im che im ci sono ebrei, ci sono gente che sono giudicati come figli. Però ci sono che saranno giudicati come schiavi. Sai so che è meglio? Ovvio. In che banim si saranno giudicati come figli? Siamo tranquilli, che Rahema va Il padre sempre. ha si accorde del suo figlio, non importa. Non importa che fa il suo figlio, non è suo figlio. Lo amo, lo vuole bene. Però in che di si siamo giudicati come schiavi? Ai ai ai. Un schiavo viene giudicato esattamente secondo le prestazioni che ha fatto, no? Ha lavorato bene, esatto come deve, riceve la ricompensa, non fa le cose come deve, eh, riceve sulla sua testa. Quindi noi diciamo, in Rosh Hashanah, io oggi la creazione del mondo, per favore, forse tu giudicherai noi come figli, forse tu giudicherai noi come schiavi, speriamo che sarà come, come figli e non come schiavi. Invece di che dipende? E che dipende come uno viene giudicato, come figlio o come schiavo? Dicano le maestri molto semplici. Quando tu fai le cose, dipende come lo fai. Vi spieghiamo meglio. Quando il padre chiede del suo figlio: Figlio mio, dammi un tè, fammi un tè. Il figlio vuole suo padre bene. Lui sa che suo padre vuole tè, però gli piacerebbe anche avere biscotti. Quindi lo porta il tè con biscotti. Perché so conosce il suo padre? Invece lo schiavo. Tu lo chiede te, ti porta esattamente a te, non più, non meno. ma se questo è la chiave. Quando uno fa la volontà del creatore, perché ha paura, perché vuole avere un buon anno, o perché vuole avere salute, o perché capisce che la cosa è giusta, però esattamente, né sinistra di destra, è lo che si deve fare, sempre. però se uno ama sempre, di chi, quanto Hashem ci amiamo noi, quanto Hashem vuole bene ogni ebreo. Dicono i maestri, quando un uomo semplice va a comprare nel negozio una mela, è mela compra? La mela più bella di tutti. Perché, Perché all'epoca un mela gustosa. Invece il creatore, lui prende la mela più rotta di tutto. E dove lo sappiamo? Perché il popolo ebraico tzadikim, quando stava in Egitto, era il popolo più basso del mondo. Tutti le popoli erano libri, tutti i popoli avevano un esercito, tutti i popoli avevano un paese, tutti le popoli avevano diritti: sì, ma lo so che tipo di diritti, non so che tipo di paese, poco cosa avevano. Gli ebrei non ne avevano niente, erano 100% schiavi. E noi sappiamo che il schiavi non ha né diritto né materiale e anche né intellettuale, perché il schiavo non ha tempo di studiare, non ha tempo di fare niente. Possiamo dire che il schiavo sicuro, casi sicuro, sono è sicuro, quasi sicuro, è l'alfabeto. Però uno schiavo di oggi, però uno schiavo di duemila anni fa, 3.000 anni fa, 3000, 3.500 anni fa. Scusa, dicono le maestri, la scema ha preso questo popolo, questo popolo più basso, la mela più volte, perché? O okay, che Hashem ama. Perché ama? Grazie alle sue antenati. Avrama vino. Avrama vino è il figlio che cerca il suo creatore. Il figlio che ama il creatore, il figlio che capisce che questo mondo fu fatto di qualcuno. Questo mondo qualcuno lo dà. Quanto è importante essere felici, quanto è importante ringraziare. Secondo una storia vera, perché è bellissima storia, fa per piangere. Un giorno c'era un turista che stava in, non so, stava in Svizzera, non mi ricordo dove, dove era esattamente. Lui, poveraccio, stava malato, era epoca COVID. Poveraccio. L'hanno collegato alla macchina queste macchine, no, che nel COVID si collegava mai sia la gente per respirare, sì, faceva il lavoro per loro per respirare tutto quanto. Quello turista stava là. Quando è uscito dall'ospedale, lui era collegato a questa macchina per 72 ore, tre giorni. Lo hanno dato un conto di pagare. Poi, non aveva assicurazione, non aveva niente. Non è come l'Italia, dove l'ospedale si fa gratis. Sono paesi che non è così. E c'era scritto 12.000 dollari. Sì, penso che era negli Stati Uniti. Penso che era da 12.000 dollari, ovvio che era là. 12.000 poche in America uno che non ha assicurazione lo fanno anche morire sulla strada così capitalistico la bugia la bugia della democrazia e dicono le mani e quello che va la conto 12.000 inizia a piangere tu, quella che lavora nell'ospedale con la segretaria che prima che esce ti dà tutte le cartelle lo vede piangere dice no panchino non piangere Ma no, devi pagare questo adesso tu sai non devi pagare adesso se vuoi possiamo fare una plan, business plan, puoi pagare ogni mese, piano piano. E anche se non ce l'hai, ci sono fondi, ti mando l'indirizzo, ti aiutano a quelli che non hanno a pagare. E lui dice, no, no, io non piango per questo. Non ho un problema a pagare, io sono un uomo benestante, non ho un problema a 12.000, non è tanto soldi. Però io piango perché adesso ho capito qualcosa. Voi per 72 ore mi avete dato una macchina che posso respirare? Sì? E voi volete 12.000 dollari? Sapete quanti anni ho io? 85 anni. Sapete quanti giorni Hashem mi ha dato a respirare? Quanto secondi Hashem mi ha dato a respirare? Quante volte l'uomo respira a, a ora? Quanto respira? So, 300, 500? Non, so, non conosco i numeri, ma quante volte respira? Quante volte respira ogni minuto? E mai la mi ha dato un conto. Adesso capisco lui piangendo quanto io debba al creatore. Se 12.000 voi volete per 72 ore, anche se prendo tutti i miei soldi, non ho per pagare il creatore. Chiamare Maestri, questa è la gioia. Come uno ottiene la gioia vera, la felicità vera, sapendoci che il Creatore ti vuole bene. Il Creatore ti dà tanto. E se c'è uno che non ti deve niente, il Creatore, perché lui non ti deve niente? Non sai, nessuno, niente. Lui tutto che ti dà, mattanatrina. Stato quando Moshe Rabbeinu voleva entrare nella terra di Israele, Moshe Rabbeinu ha pregato, ha pregato, fammi entrare nella terra di Israele. E so chi ha più merito nel mondo del grande Moshe Rabbeinu, no? Uno come Moshe Rabbeinu poteva dire al creatore, scusa, io ho 40 anni, ho girato con il popolo nel deserto, e noi sappiamo quanti gli ebrei hanno fatto difficoltà a Moshe Rabbeinu nel deserto 40 anni. Io ho merito di entrare nella terra di Israele, io ho fatto uscire il popolo d'Egitto... Io sono andato al Faraone, ho fatto tutto quanto, ovvio che ci ha aiutato. Però Moshe Rabenu no, Moshe Rabenu dopo tutta la fatica che ha fatto, lui prega per entrare nella terra di Israele, e non dice un attimo una cosa sopra le sue meriti. Dice voglio gratis. La domanda è perché uno come lui fai ricordare le tue meriti, no? Quando uno va al banca e vogliono presta, pre prestare soldi. Che fa? Fa vedere i suoi meriti. Io c'è casa qui, casa qui, casa là, e eh, io posso pagare, no? O, se uno vuole del suo padre qualcosa, che dice: Papà, io ero un ragazzo bene, ho fatto l'esame, ho fatto la pagela, ho sentito a mamma, ho pulito, ho fatto, si sì, subito fa, fa ricordare a suo padre tutte le cose buone che ha fatto, perché sa più cosa belle che il papà pensava su di lui, più che c'è la capacità che lo darà. Invece, a bene, non fa ricordare nessuno dei suoi meriti perché? Dice Moshe sa una cosa, che non importa quanto cosa lui ha fatto, è nulla paragonato a quanto lui deve al creatore. Quindi si sì, Moshe che capisce che lui, che quello che è bened, chi può pagare? Chi può dire che ha fatto questo Moshe? Capisce che lui ha nulla. Ovvio che noi, e questo è la simha. Ogni mattina uno deve studiare con la simcha e se lavoreremo il creatore con simha non ci saranno mai maledizioni perché perché la differenza tra un figlio e un schiavo è la felicità e per questo è vero la felicità non è un obbligo non c'è scritto in natura non fa parte del 613 mi essere felice però ma essi e se le maledizioni vengono quando uno non è felice perché quando uno non è felice e dice, la creatura, non parliamo di felicità di musica, di, bere, ma bere, non è quella felicità che si parla, sì, felicità del fatto che tu sei nato, che sei umano, che sei ebreo, che puoi fare, puoi fare mitzvot, quanto ci sono nella strada, non fanno mitzvot, non so come si chiamano, uno si chiama John, Smith, Paolo, ognuno con i suoi nomi, sì, e non sa niente, perché vive per i soldi, vive per maternità. materialità. Tu sei ebreo, ogni mattina tu fai la bracha il cola, mi, ma tanto noi toratori, che ha scelto noi da tutti i popoli, ha dato a noi la Torah, solo questa cosa deve fare. Se tu sei felice, ah, vuol dire che tu sei un figlio, non sei un schiavo. Un schiavo fa perché hai paura. Quindi le maledizioni non ti possono toccare, perché un figlio, Hashem, sempre ha misericordia su suo figlio. E per questo c'è stato che queste maledizioni vengano, perché tu non, non eri felice. Non perché non essere felice e la reazione, no. La maledizione perché uno non si è comportato bene. O se tu sei un figlio, anche se ti comporta non va bene, Hashem o il tuo padre non ti manderà punizione. E per questo la chiave, una delle chiavi, ci parleremo ancora, ci sono ancora, però una delle chiavi per guadagnare il giudizio è essere figlio. Un figlio sempre viene giudicato per il bene del suo padre. E come si diviene figlio? amandoci Hashem, Se felice Hashem, ingraziarci Hashem, capire tutta la bontà che lui dà per noi, quanto noi lo dobbiamo. Sra Hashem, che ognuno di noi sarà scritto nel libro della vita, siamo giudicati per il bene, sra Hashem, Shabbat shalom.